cominciamo a vedere il primo esempio di amplificatore con transistore bipolare. È un amplificatore a emettitore comune, cosiddetto. È l'esempio più semplice di amplificatore. Emettitore comune in inglese si dice anche common emitter, quindi questo si chiama anche amplificatore CE. È il caso più semplice. Vediamolo un pochino insieme. Dobbiamo prendere un transistore, tutto quello che ci serve, polarizzarlo con le quattro resistenze. E poi attaccare un generatore di ingresso e un carico d'uscita. Per comodità, insomma, in questa prima fase, per attaccare carico e generatore, usiamo delle capacità di accoppiamento. Quindi usiamo una capacità qua e una capacità qua. Di qua mettiamo un generatore di ingresso che schematizziamo con equivalente Thevenin, ma insomma, in modo che sia più generale possibile. E di qua mettiamo carico separato da una capacità. Queste due capacità, chiamiamo CB e CC perché stanno attaccate alla base, al collettore del transistore, sono capacità, diciamo, fisicamente, di nuovo, fisicamente componente si chiama condensatore, no? Capacità è la proprietà del condensatore. Nel nostro caso stiamo ragionando in termini circuitali, quindi se il componente, la proprietà del componente, la differenza è non importante. Queste sono capacità di accoppiamento. Perché sono capacità di accoppiamento? Perché, vedete, in pratica quando abbiamo soltanto l'alimentazione, quindi il generatore è spento, non c'è una componente variabile, le capacità sono un circuito aperto, no? Quindi a quel punto la componente continua della corrente, delle tensioni sul transistore dipendono soltanto dalle quattro resistenze, che le capacità separano tutto il resto. Quindi le capacità di accoppiamento servono a separare tutto il resto del mondo per la continua, quindi per la polarizzazione del transistore, di modo che valga quello che abbiamo detto finora. E nell'attaccare generatore e carico, quando invece varia il segnale, a frequenza variabile, perché quelle capacità non sono più dei circuiti aperti. Anzi, si sceglierà il valore di quelle capacità in modo che alle frequenze di interesse per il segnale quelle capacità si possano considerare un circuito, un cortocircuito con un'impedenza molto bassa e attacchino di fatto, accoppino il generatore e il carico al circuito. Quindi idealmente io vorrei che fosse un circuito aperto per la polarizzazione e un cortocircuito per il segnale. Quindi qui lo scrivo un pochino, poi idealmente è una parola grossa, nel senso che non potrà essere così assoluta la situazione. Un circuito aperto per la polarizzazione un cortocircuito per il segnale. Vale anche, tipicamente, ecco, in questo caso mi fa comodo anche usare un'altra capacità qua, che faccio vedere adesso, che si chiama CE, che è una capacità tra l'emettitore e la massa, che invece ha un altro ruolo, un ruolo un po' diverso, è una capacità di bypass. Di bypass, che fa?
praticamente cortocircuita, cioè bypassa, no? Bypassa spesso si dice anche in italiano, pochi neologismi, cioè aggira completamente la resistenza alle frequenze del segnale. Quindi cosa succede? Che in continua questa capacità è un circuito aperto, quindi è come se non ci fosse, alle frequenze del segnale questa capacità ha un'impedenza che faccio in modo che sia zero, cioè trascurabile rispetto a quella dell'array, quindi la corrente passa tutta la capacità, viene completamente aggirata, insomma, bypassata, come si dice, la array. Va bene? Quindi anche l'array idealmente dovrebbe essere un circuito aperto per la polarizzazione, un cortocircuito per il segnale. Voi sapete che l'impedenza di una capacità è il modulo 1 su omega, pulsazione per C. Quindi, conosciuta la omega del segnale, io so quanto è il valore della capacità per ottenere l'impedenza che voglio. Quindi, se voglio che l'impedenza sia, per me poniamo che per me è trascurabile, voglio dire 1 ohm, 2 ohm, insomma, in base agli altri valori, so fissata l'omega quanto grande devo fare la capacità per ottenere quell'impedenza. E qui poi, vabbè, chiaramente esercizi di polarizzazione li possiamo, cioè li facciamo numerici, quindi ci si rende un pochino conto di che cosa, un po' meglio conto di che cosa vuol dire. Ok. Allora, vediamo adesso studiare il comportamento come amplificatore. Come facciamo a studiare il comportamento come amplificatore? Dobbiamo adoperare il modello di piccolo segnale. Punto adesso è come si fa a scrivere il circuito con un modello equivalente di piccolo segnale. Questo circuito vale per le tensioni e le correnti nel loro totale. Vediamo per il piccolo segnale come le cose cambiano. Allora, qua, come possiamo procedere? Io cerco di procedere in modo intuitivo, okay? Senza fare un calcolo complicato per derivare esattamente il circuito di piccolo segnale. Quindi vedete di seguirmi. Se l'aspetto intuitivo non vi convince, provate a scrivere le equazioni complessive, come abbiamo fatto per ricavare il modello di piccolo segnale per i transistori. Abbiamo scritto l'espansione di Taylor, e poi abbiamo visto le semplificazioni. Vi ricordate cosa abbiamo visto? Che i termini continui si semplificano tutti e rimangono solo termini di piccolo segnale. La stessa cosa avviene anche per un circuito più complicato. Allora, però, vediamo come si ridisegna un circuito per il piccolo segnale. Allora, il transistore l'abbiamo già visto e ce lo ricordiamo. I componenti lineari, ok, rimangono invariati. Perché è chiaro che se ho una relazione tra tensione e corrente lineare, V uguale R per I, beh, avrò anche che V piccolo uguale R per I gran, che anche la variazione di tensione sarà proporzionale alla variazione di corrente con la stessa R. Okay? Quindi tutti i componenti lineari rimangono invariati quando disegno un circuito per la variazione intorno al punto di riposo. Va bene? Ok. I generatori continui, per esempio, io qui ho un generatore continuo, un generatore di tensione. I generatori continui, quando vado a vederli per le variazioni, che variazione hanno? Vabbè, zero. Quindi per me quel generatore di tensione è un generatore di tensione che ha VCC in totale. Quando vado a vedere la variazione, quella è zero, perché non cambia. Quindi, tutto qua, poi il resto, non ho, il circuito che invece ha solo variazione, come questo VS, il circuito di segnale, me lo devo riportare pari pari. D'accordo? Quindi, ricapitolando, circuito
Allora, componenti devo disattivare il tasto lineari sono invariati. Generatori passa solo la parte variabile. Quindi generatori continui di tensione o di corrente diventano generatori nulli, che vuol dire V uguale 0 oppure I uguale 0. Anzi, per essere precisi, parte variabile uguale 0, parte variabile della corrente uguale 0. E poi invece i dispositivi non lineari, come i nostri transistori, vengono sostituiti dal modello di piccolo segnale. Va bene, quindi proviamo a questo punto a riprendere questo circuito di prima e a disegnare il circuito equivalente piccolo segnale. Quindi io che cosa ho qui? Mettiamo i nomi a tutti. Ho VS, RS, CB e questi sono invariati. R1 e R2 sono anch'essi invariati. Va bene? Quindi aspettate, fatemi fare uno spostamento qua. Sposto un po' verso il basso. Allora, questo è... No, questo è... Mi sono scordato qualcosa, cosa ho fatto? Mi ho dimenticato CB. R1, R2, questo va a massa, ecco R1 qui andrebbe a VCC, ma a questo punto va a massa, no? Perché questo è V uguale 0, quindi 0 si indica con massa. Ora qui devo mettere il circuito equivalente per il piccolo segnale, usiamo quello con parametri H e basta, tanto per semplificare la cosa. Quindi questa è la base, quindi qui c'è HIE, qui c'è l'emettitore, quindi qui c'è HFIB e in parallelo c'è uno su HOE come resistenza. Questo è il collettore. Poi che cosa ho? Il collettore ha un RC verso il VCC, quindi va a 0, vedete questo è 0. E poi c'è una capacità CC e c'è la RL che va a massa. Questa è la V. E poi tra emettitore e massa c'è un RE e c'è una CE in parallelo. Questo è il circuito. Thank you.
Quindi va bene, si vede ora, questa è giusto la prima volta, questa R1 e questa R5 l'ho fatta verso l'alto con massa, poi in generale c'è un po' questa consuetudine quando si disegnano circuiti, perché prima erano verso l'alto, no? Ve l'ho ridisegnata verso l'alto e vi ho messo il nodo a massa. Poi c'è una consuetudine quando si disegnano circuiti, che è quello di fare l'ingresso a sinistra, l'uscita a destra, in modo che il segnale vada da sinistra verso destra, e poi le tensioni più basse in basso, e man mano che la tensione sale si fanno in alto. E quindi, se la massa è la tensione più bassa, tutti i nodi a massa si cerca di disegnare per quanto possibile verso il basso. È una cosa che è una convenzione che non è che si rispetta in modo, come dire, rigido, però a volte aiuta implicitamente a capire un po' meglio il funzionamento del circuito giusto guardandolo. Tenete presente, come un po' in tutte le cose, cioè la pratica poi fa sì che tanti processi avvengano in modo automatico, senza che ci riflettiamo. Quindi, classico, anche studente di elettronica, no? Mentre all'inizio ha difficoltà a riconoscere il circuito guardando lo schema, poi man mano che quando prende un po' più di dimestichezza, non guarda neanche il circuito componente per componente, lo guarda nel complesso e capisce cosa succede. Cioè, a vista complessiva interpreta il funzionamento. Quindi non tutto è una cosa procedurale che si riesce a spiegare al calcolatore. No? Spesso, dopo un po', le cose nascono in modo un pochino automatico. Insomma, il cervello si aggiusta un po' per interpretarle in modo automatico. Questo succede ovviamente ancora in modo più forte quando uno fa progettista elettronico, cioè come guarda un po' il circuito, capisce come funziona più o meno, cosa sta facendo, semplicemente guardando lo schema. È un po' come quando uno impara a leggere, no? Prima sembra possibile che uno prima debba cercare di interpretare un simbolo alla volta e capire una lettera dell'alfabeto alla volta, poi improvvisamente uno non ci pensa neanche più e legge le parole intere. No, non deve neanche pensare a decifrare la parola, diventa tutto automatico. Questo per gradi, nel corso dell'esame elettronica non succede in modo totale, però vedete che c'è molta differenza tra quando uno comincia a vedere la prima volta i circuiti a quando uno poi verso la fine ha fatto decine e centinaia di esercizi, poi dopo certe cose vengono abbastanza rapide. Allora, facciamo un po' di conti e cerchiamo di vedere l'amplificazione di questo circuito. Mettiamoci in una situazione in cui il segnale, dell'ipotesi che vi dicevo prima, cioè le capacità di bypass e di accoppiamento alla frequenza di interesse del segnale sono un circuito aperto, sono un corto circuito, quindi spariscono, e io voglio valutare la funzione di trasferimento del circuito, cioè il rapporto V su Vs. Quindi facciamo nei principi un conto a funzione di trasferimento con la trasformata Laplace. Ora, togliendo le capacità, diventa una trasformata completamente resistiva, però all'inizio ridisegno, quindi io cosa faccio adesso? Ridisegno questo circuito togliendo le capacità e sostituendole con un cortocircuito e poi facendo quei minimi aggiustamenti che vanno fatti, perché vedete, se tolgo le capacità e sostituisco con un cortocircuito, l'emettitore va a massa, l'RE quindi viene completamente bypassata e sparisce perché viene cortocircuitata su se stessa, quindi non c'è. Poi per comodità R1 e R2 li posso mettere in parallelo perché vedete sono tutte e due tra base e massa, l'avevo chiamata RB, R1 parallelo R2, quindi la richiamo RB, e poi questa RC la disegno come rivoltata, diciamo, mettendo la massa in basso. Quindi faccio questa operazione e vado. Quindi mi ricordo qui delle ipotesi, perché ipotesi, ecco, un'abitudine che è sempre utile è dire, vabbè, se io faccio le ipotesi semplificative me le scrivo da una parte e cerco di ricordarmi che quelle ipotesi sono, che ipotesi ho fatto. Perché se faccio le ipotesi e poi me le scordo, rischio di trovare delle conclusioni che sono in contrasto con le ipotesi fatte. Quindi questo è un altro classico problema. Tanti campi che non sono solo l'elettronica. Vabbè,
Allora, qui c'è l'RB tra base e massa, quindi il parallelo tra R1 e R2. Poi, se questa è la base, ho HE, vedete, HE finisce in parallelo RB praticamente, però non la voglio mettere in parallelo perché mi devo ricordare l'IB qual è, devo tenerla separata l'IB. E la devo tenere separata perché qui ho un generatore di corrente HF e IB che dipende solo dai B. Quindi questo è un altro generatore, qui c'è l'emettitore, emettitore a massa, e poi c'è uno su HOE, scusate qua, e poi c'è RC. RC finisce in parallelo RL quando metto in cortocircuito il generatore di tensione. Oh, il primo conto lo facciamo piano piano, no? Per non sbagliare. Applico, com'è che io devo risolvere, devo calcolare V in funzione di VS, no? Quindi devo risolvere questo circuito. Direi di far così, prima vediamo quant'è IB in funzione di VS, quando abbiamo IB troviamo la corrente in questo generatore, quindi calcoliamo V. Per vedere quant'è IB in funzione di VS mi conviene ridurre questo circuito da un circuito a due maglie a un circuito a una maglia sola, quindi applico Thevenin. Tra questi due nodi ho una tensione equivalente di Thevenin, che è il partitore di tensione, quindi VS per RB diviso RB più RS, e poi ho anche la resistenza equivalente di Thevenin, che è RB parallelo RS. Quindi una volta che ho fatto questo posso ridisegnare il circuito in questo modo. Quindi qua ci metto VS per RB diviso RB più RS e qua ci metto RB parallelo RS. Questa è la base, qui c'è IB e HE. Quindi la corrente nella maglia d'ingresso a questo punto è proprio IB. E qui c'è il resto del circuito. Ma io per comodità anche questo, visto che tanto sono interessato alla tensione V, vedete, io qui posso fare un'altra cosa, posso mettere in parallelo HOE, RC ed RL. Questo diventa V. Il circuito l'ho semplificato un pochino. Quindi qui posso scrivere IB uguale, espressione della maglia ingresso, VS per RB diviso RB più RS, questo è il generatore, diviso la serie di quelle due resistenze, quindi HE più RB parallelo RS. Questo è IB. A questo punto, una volta che ho IB, ho HFB e posso calcolare V, perché V è uguale a meno, perché la corrente positiva mi fa ottenere una tensione negativa per come ho preso i riferimenti dei segni, meno HFE per IB per la resistenza, che è 1 su HOE parallelo ad RC parallelo ad RL. A questo punto sono in grado di calcolare AV, che è V su VS, perché posso prendere B, sostituire qui e la trovo. V in funzione di VS, posso fare il rapporto. Questa qui è l'amplificazione di tensione. È una funzione di trasferimento, in questo caso è una funzione di trasferimento reale perché ho tolto di mezzo tutte le capacità. Se avessi lasciato le capacità avrei potuto, ovviamente avrei fatto soltanto un po' più di fatica nel calcolare la funzione di trasferimento, avrei ottenuto una funzione di trasferimento con
generale con tre capacità, quindi in S generica mi sarebbe venuta con tre poli, eccetera, eccetera. Ok. Facciamo una pagina successiva, la scrittura della funzione di trasferimento. Allora, questa si chiama amplificazione di tensione. Essere precisi di uno stadio CE, emettitore comune, poi si aggiunge questa cosa a centrobanda. Ora questo ve lo chiarisco più avanti, ve lo scrivo qui perché così vi rimane, ma un significato non capite. Per il momento centrobanda per noi vuol dire quando non dipende dalla frequenza. Bene, quando è resistivo ho trascurato in qualche modo tutte le capacità, quindi mi è venuta un'amplificazione resistiva per il momento. Poi vedremo un pochino meglio che cosa vuol dire. Comunque, ecco, magari un due parole in più le posso dire. Centrobanda perché è resistiva? Perché le capacità di bypass e di accoppiamento sono un cortocircuito, quindi mi sono sparite, e le capacità interne del transistore ancora possono considerarle. E quindi il circuito viene resistivo. Chiaramente a frequenze più basse dovrò considerare le capacità di bypass perché non sono annullate, a frequenze più alte mi entreranno in gioco le capacità interne. Quindi il centrobanda è quella banda di frequenze in cui posso permettermi di non considerare né l'una nell'uno tipo né l'altro tipo. Okay? Tanto è un discorso che dovremmo fare in modo più lungo. Allora la scriviamo a V è uguale a V su Vs. Allora, io prendo IB, sostituisco la prima equazione nella seconda e poi divido per VS, quindi mi viene RB diviso RB più RS col segno meno per HFE diviso HIE più RS parallelo RB, tutto per RL parallelo RC parallelo a 1 su HE. Questo è quello che mi viene. Quindi, ora che ci siamo, guardiamo un attimo il significato dei vari termini, no? Qui c'è due cose importantissime da considerare. Una cosa è questa, segno meno, vuol dire questo amplificatore inverte la fase. Va bene? E questo beh, in realtà anche il generatore corrente controllato corrente lo faceva, l'avevamo già notato a suo tempo, la fase viene invertita. L'altra cosa è che io posso ottenere guadagni abbastanza alti perché c'è un termine importante al numeratore, che è questo. Perché guardate, questo qui è un partito. Io ho HFE e poi ho due frazioni di resistenze. Una frazione di ingresso, RB diviso RB più RS, e questa frazione posso farla diventare abbastanza vicina a 1, oppure non troppo più piccola di 1, insomma, se magari può essere un mezzo, ma spesso è molto vicina a 1. Quindi questa frazione non mi fa perdere granché in amplificazione. Poi c'è quest'altra frazione, che è praticamente a numeratore la resistenza alla maglia d'uscita e a denominatore la resistenza alla maglia d'ingresso. Queste due possono venire vicine di ordine di grandezza, quindi quando queste due sono vicine, l'ordine di grandezza di AV mi viene HFE. HFE può essere 100, AV può essere 100. Ok? Poi in generale mi potrà venire un pochino più piccola perché qualcosa perdo col partitore, poi spesso qualcosa perdo anche con l'altra frazione di resistenza. Però almeno so che posso ambire ad avere un numero del genere. Ok? Questo, infatti, lo stadio C è uno stadio da cui riesco ad avere una buona amplificazione. L'ordine 100 non è una cosa, come dire, impossibile. Ok.
quindi questo abbiamo detto maglia ingresso, questo qui è una specie di carico equivalente, no? Perché è RL, che è il mio carico che voglio in parallelo a quello che c'è, e quindi è una specie di, si comporta più o meno come un carico equivalente dell'amplificatore. Allora, mi conviene definire altre tre quantità che mi fanno comodo e che vi racconto qua, non so se riesco a completare questo discorso. E una è l'amplificazione intrinseca a vuoto. L'amplificazione intrinseca a vuoto la definisco in questo modo: è la V calcolata per un generatore di tensione ideale, quindi RS uguale a 0, e un carico infinito. Quindi per me è intrinseca perché non ho il partitore dovuto al generatore d'ingresso, quindi non ho un calo di amplificazione dovuto al generatore d'ingresso. Perché dico intrinseca? Perché se scelgo il generatore d'ingresso con una resistenza piccola abbastanza, posso considerare, posso ottenere l'amplificazione intrinseca che voglio, no? A vuoto perché se il carico è infinito, quindi non richiedo all'amplificatore di erogare corrente al carico, posso ottenere, si dice a vuoto quando non deve erogare corrente un circuito, deve, perché non deve erogare potenza, in questo senso è a vuoto, posso ottenere la massima amplificazione del circuito. Per questo mi interessa questa amplificazione intrinseca a vuoto, perché è la massima amplificazione che posso sperare di ottenere, okay? Scegliendo opportunamente carico e generatore d'ingresso. Questa si chiama amplificazione intrinseca a vuoto. Si chiama prima amplificazione intrinseca a vuoto. La chiamo V0 prima. Nel caso nostro abbiamo già l'espressione, è facile da calcolare, no? Se metto RS uguale a 0, la prima frazione diventa 1. Quindi qui mi viene un meno HFE diviso, qui mi viene HE soltanto al denominatore perché RS è 0, e poi il carico è semplicemente RC parallelo 1 su HE. Quindi l'amplificazione, vedete, è più grande di la V perché chiaramente se tolgo il carico la resistenza della maglia d'uscita sale. E se tolgo RS, il partitore sale e sale anche quest'altra frazione. Ok? Ho un'altra cosa che mi interessa è la resistenza d'ingresso. Resistenza d'ingresso. Resistenza d'ingresso è la resistenza vista dal generatore d'ingresso. Immaginiamo, per fare una cosa del genere, di sostituire il generatore d'ingresso con il generatore d'ingresso ideale, quindi con RS nulla. Vediamo un po' se posso. Ecco qua. Quindi tolgo questo generatore equivalente ai termini, metto un generatore ideale, la resistenza che vede cos'è? Eh beh, lo vedo chiaramente da qui. Vedo RB in parallelo ad HE. E questa è la resistenza d'ingresso. Quindi resistenza d'ingresso, nel nostro caso, è RB parallelo ad HE. E poi un'altra cosa che è utile vedere è quella che si chiama resistenza d'uscita. Che cos'è la resistenza d'uscita? È la resistenza vista dal carico quando il generatore d'ingresso è spento. Quindi resistenza, questa è la definizione di resistenza d'uscita, eh? Resistenza vista dal carico quando VS è uguale a 0. Allora io mi posso mettere indietro,
qui ho già messo RC parallele RL, quindi troppo avanti, ecco, mi metto qua, qui forse troppo indietro, beh, vabbè, dovete immaginare di togliere RL, perché io se la faccio vista dal carico vuol dire che mi metto qua al posto di RL, metto un generatore di prova e guardo la resistenza che vedo. Ok? Non voglio disegnare tutto il circuito, quindi parlo. Se spengo, il conto è abbastanza facile. Se spengo il generatore di ingresso, la maglia d'ingresso non è alimentata, quindi l'IB è nulla. Se l'IB è nulla, è nulla anche la tensione, è nulla anche la corrente nel generatore controllato, e quindi se al posto di RL metto un generatore, questo generatore vede soltanto RC in parallelo 1 su HV. D'accordo? Questo è quello che si vede. Quindi questo vede Rout uguale ad RC parallelo ad 1 su HV. Perché mi interessano queste quantità? Perché sono utili per avere un circuito equivalente di tutti gli amplificatori che sia indipendente dal tipo di amplificatore. Giusto per spiegarlo rapidamente a che cosa mi serve, mi fa comodo fare riferimento a un sistema lineare a due porte, come abbiamo già fatto. Un concetto che già avete visto. Voi sapete che se io prendo un sistema lineare a due porte, posso schematizzarlo così, I1 V1, I2 V2, e posso scrivere un sistema parametri H, no? Abbiamo già fatto per i transistori, devo mettere I2 V1 in funzione di I1 V2 e ho qui I. Questo è li numero così 2 1 H2 2 H1 1 H1 2. Va bene? In pratica il circuito equivalente è questo qua, V1 è uguale ad H1 H1 1 per I1. Più H12 per V2, quindi qui devo mettere un generatore di tensione H controllato, H12 per V2. Questa qui è V1, quindi ho disegnato il primo tratto. Il secondo tratto è I2 uguale, quindi ho due rami in parallelo, H21 per I1 che è questo, più H22 per V2 che è questa cosa qua, una resistenza di valore H22. Quindi questa è l'I2. E questa qui è la V2. Questo modello noi l'abbiamo adoperato, come avete visto, per esempio per il transistore. Allora, quello che facciamo in generale è, quando abbiamo a che fare con un transistore, che più o meno funziona da amplificatore, ma anche con un amplificatore in generale, è questo: trascurare questo componente, la parte di ritorno. No, la parte che mi dice come l'ingresso dipende dall'uscita. Io suppongo sempre, quando ho a che fare con un amplificatore, che questa componente sia trascurabile. Questa la trascuriamo. A volte è un po' forte come approssimazione, però ci fa comodo. Allora, se questa componente la trascuriamo, questi simboli qui, che cosa mi rappresentano? Allora, tenete presente che un sistema, qualunque sistema lineare a due porte si può descrivere così, no? Quindi questa è una descrizione del tutto generale. Quello che non è generale del tutto è l'approssimazione di trascurare l'H12. Ok? Nei casi gli amplificatori vi dico che è ragionevole farlo, però non abbiamo ancora esaminato la cosa nel dettaglio. Immaginiamo di farlo per il momento. A questo punto questi parametri hanno un significato preciso, perché H11 che cos'è? È la resistenza d'ingresso. No? È la resistenza che può vedere un generatore messo in ingresso al sistema lineare. Va bene? H22 che cos'è? Beh, guardate, cos'è la resistenza d'uscita? Se
devo spegnere il generatore ingresso, quindi mettere in cortocircuito l'ingresso. La resistenza d'uscita che vedo qua è l'H22, è la 1 su H22, perché questo è H21I1, perché il generatore di corrente è spento, quindi la Rout è 1 su H22. E per finire, H21 che cosa rappresenta? H21 mi rappresenta, se metto l'uscita in cortocircuito, la corrente d'uscita è H21I1, quindi l'amplificazione della corrente in cortocircuito è esattamente H21. Quindi H21 è quella che si chiama AICC, amplificazione di corrente di cortocircuito, che vuol dire con l'uscita in cortocircuito. Quindi AII sta per corrente, CC sta per cortocircuito. Quindi a questo punto io con questa approssimazione posso rappresentare qualunque sistema lineare in questo modo. Dico, qui ho una resistenza d'ingresso e poi ho un'amplificazione di corrente AICC per I1 in parallelo a una resistenza d'uscita. Quindi anche questa descrizione è del tutto generale. Perché a me serve? Perché così io posso, per ogni amplificatore che vediamo insieme, ricavare parametri del circuito equivalente e poi utilizzarlo, il circuito equivalente, invece che l'amplificatore nel suo complesso, quando esaminiamo altri aspetti. D'accordo? Analogamente, quello che posso fare è dire, va bene, io invece di rappresentare la maglia di uscita con un equivalente di Norton, no, un generatore di corrente con una resistenza in parallelo, la preferisco rappresentare con un generatore di tensione con una resistenza serie. Quindi posso passare dall'equivalente Norton all'equivalente Thevenin, quindi le due cose sono esattamente uguali, quindi equivalente di Thevenin se, vabbè, io devo fare in modo che AV0' V1 sia uguale ad AICC per I1. Ma la cosa è facile da fare, perché I1 è uguale a V1 diviso Rin. No, aspettate, ho sbagliato. Come faccio a garantire che le due cose siano uguali? Beh, per esempio, mettiamoci in condizione di cortocircuito, no? Allora, in condizione di cortocircuito devo avere la stessa corrente in cortocircuito, quindi AICC per I1 deve essere uguale a AV0' per V1 diviso Rout. E quindi V1 è uguale anche a Rin per I1 diviso Rout, quindi I1 e I1 si semplifica. Le due descrizioni sono equivalenti se AV0' è uguale ad AICC per Rout diviso Rin. Quindi posso adoperare questa espressione equivalente. Questa qui è esattamente quella che abbiamo visto ora, è una cosa che a me spesso torna bene, cioè per un amplificatore non calcoliamo soltanto un'amplificazione con un certo carico, un certo generatore, ma calcoliamo indipendentemente questi tre parametri. Così poi al posto dell'amplificatore, quando esamino il comportamento di quell'amplificatore in un circuito più complicato, posso sostituire questi parametri. D'accordo? Per completezza, giusto che mi prendo qualche minuto per così finisco la... Per completezza io posso anche adoperare un altro circuito equivalente che a volte fa comodo,
che è questo, cioè di quello che mi dice, ok, mantengo lo stesso il generatore di corrente, però scrivo in funzione della tensione d'ingresso invece che della corrente d'ingresso. Quindi la cosa è perfettamente facile, perché le due cose siano uguali, GmV1 deve essere uguale a ICC per I1, ma poiché V1 è uguale a Rin per I1, questo è Rin per I1, la conseguenza è che basta fare in modo che GM sia uguale ad ACC, a ICC diviso Rin. Quindi se io posso passare da un circuito di corrente a quell'altro se modifico i parametri del generatore in modo conseguente. E vedrete, anche questa terza forma spesso fa comodo. Il GM scritto grande è una transconduttanza, no? Che abbiamo un generatore di corrente controllato da tensione che si esprime attraverso una transconduttanza. Ok, ci fermiamo.